tutte le attenzioni sono su questo giocatore. Difesa che avrà il suo bel da fare, oggi ne ha segnati 4 nelle ultime 3 partite, vorrà sicuramente ritoccare ancora il suo score. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate canale. Serata che promette molto bene, si affronta due squadre abituate a giocare a viso aperto senza troppi tatticismi e dovrebbe uscire fuori una gara divertente. Piero Gipardo e Lele Dani pronti a raccontarvi lo spettacolo targato EA Sports. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Atmosfera bollente, non potrebbe essere altrimenti. È sempre un piacere lavorare al tuo fianco, Pier. Devo dire che si respira un'aria elettrizzante sugli spalti, la voglia di vedere come andrà a finire è tanta, si prospetta una partita a dir poco notevole. Comincia dunque la gara. L'11 di partenza dell'Empoli per questa sfida. Questi sono i titolari della formazione ospite. Occhio all'avanzata. Nessun problema per la difesa che recupera. Certamente una delle stelle più brillanti di questo match. Vedremo come se la caverà. 4 gol in 3 partite rappresentano uno score di tutto rispetto, Pierre, e io immagino che non voglia fermarsi qui. È stata smarrita una borsetta di colore marrone contenente effetti personali. Chiunque dovesse trovarla è pregato di consegnarla. Occhio al tiro, palla in gioco. La allontana. Allontana il pallone col tiro. C'è il pressing. I tifosi rumoreggiano per la decisione dell'arbitro di non assegnare il penalty nell'occasione precedente. Iheanacho. Prova con questo filtrato, può nascere qualcosa. Grande parata questa. La mette in area, calcio l'angolo presa dal difensore. Occhio, cerca l'area di rigore. Gran tiro. Tiro che non crea problemi al portiere. Gran palla per il compagno. Posizione invitante, sentito il pubblico. Non si lascia sorprendere qui il portiere. Un aggiornamento importante che riguarda il match della Fiorentina. Andiamo subito in diretta. Prima rete del match per la Fiorentina. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo 31 minuti di gioco. Grazie, puntuale come sempre. Proseguono nella loro avanzata. Vedremo cosa potranno inventare.
occhio perché possono passare in vantaggio. 1-0, il gol che apre le marcature. Eccolo il gol, visto da un'altra angolazione. Ha scambiato bene con il compagno e si è liberato il tiro. Poteva fare quello che voleva davanti al portiere, scavalcarlo con un tocco sotto, dribblarlo, aggirarlo. Alla fine ha deciso di calciare di potenza, scelta premiata dal gol. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Anderson. Sul cronometro pochi minuti in questo primo tempo, risultato che fin qui premia la squadra ospite. Match segnato da un grande equilibrio, nessuna delle due squadre ha evidenziato una netta superiorità, lo dimostra il solitario gol di margine. Partita che a mio avviso, Pier, molto probabilmente sarà decisa dagli episodi. Devono approfittare di ogni distrazione avversaria se vogliono chiuderla nel primo tempo, e per farla decidere dagli episodi devi condizionarli. Ottima lettura sull'azione pericolosa. Si chiude così dunque la prima metà di gara. Comincia la seconda frazione di gara. Grande uno contro uno. Attenzione, tutto solo. E c'è il gol, allungano, portandosi a più due. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al VAR, è il proprio marcatore. Non ha avuto problemi a battere il portiere da quella distanza così ravvicinata. In effetti bisogna davvero impegnarsi per spedirla fuori da quella posizione. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Buono qui il lancio. Tenta la verticalizzazione, buona idea. La parata del portiere qui. Cambi da una parte e dall'altra. Tifosi che appaiono rinfrancati prima della battuta di questo corner. E questa è l'occasione giusta per riaprire il match. Palla in rete, attenzione perché la partita si riapre. La regia ci ripropone l'azione del gol, partito tutto da questo calcio d'angolo. Una deviazione aerea perfetta che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Di Francesco. Ha spazio per avanzare. Fondamentale il difensore. Iheanacho. Gran palla profonda. Può controllarla, attenzione. Rete! Arriva il raddoppio. Ha dialogato bene con il compagno prima di andare al tiro, come evidenziano le immagini. Aveva solo il portiere da battere, non ha rischiato la giocata di fino. Ha preferito optare per la soluzione di porta. Ha preso la mira e l'ha messa dentro. Guadagnano metri. La mette in mezzo qui. Vediamo se riesce a passare il difensore. Conclusione che non trova lo specchio. Decisiva la sua deviazione.
Vediamo come sfruttano il contrappiede. Difesa scoperta, occhio al contrappiede. Non va la ripartenza, buono il recupero difensivo. Pallone verso il portiere per evitare la pressione. C'è un aggiornamento importante che riguarda il match della Fiorentina, andiamo subito in diretta. È arrivata la seconda rete per la Fiorentina. Punteggio che ora è sul 2-0, siamo al minuto 82. D'accordo, grazie. Balukiewicz. Mancano 3 minuti alla fine della partita. L'arbitro ha fatto segno di aver visto tutto, si gioca, c'è il vantaggio. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Iheanacho. Così può bastare, 3 punti d'oro per la squadra ospite. Niente da dire, Pier, hanno meritato questa vittoria. Forse potevano farne addirittura qualcun altro, resta comunque una buona prova.